spaccare tutto. Incubi! Non sono pronto! Uma! Guarda, occhio! Guarda qui. Sì. Ah, me lo stavo giusto chiedendo. Fa più freddo. Ci avviciniamo alla cima. Atreus, seguimi. Arrivo subito.
manca poco, mamma. Guarda, la cima! Siamo così vicini! La faretra. Il laccio si è rotto mentre affrontavamo il drago, ma riesco a tenerla. Fermo. La faretra rotta rallenta il lancio. Il dolore si sopporta, ma un'arma danneggiata no. Così può andare. Va bene? Va bene. Vai. Attento a dove metti i piedi. Stai pronto? Al colpo. Ancora no, scusa. Padre Occhio! Senti anche tu quelle voci, vero? Sì, non fiatare. Avrai sicuramente realizzato le tue fantasie più perverse. Sai perché siamo qui? La ultima visita ti ha sciolto la lingua? Sembra quell'uomo che è venuto a casa nostra. Avevi detto di averlo ucciso. Shh. Vedo che hai portato qualche amichetto. Deve essere importante se i figli di Thor mi concedono l'onore di una visita. Ditemi, vi state ancora scannando per far colpo sul paparino? L'uomo tatuato. Le tracce indicano che viaggia con un ragazzino. Dove sono diretti? Perché dovrei saperlo? Sei l'uomo più sapiente del mondo, no? Di questo e di tutti gli altri mondi. Tu aiuti me, io aiuto te. Dimmi dove si trovano e parlerò con Odino. Baldur, tuo padre non mi lascerà andare, né ti permetterà di uccidermi. Non hai nulla da offrirmi, perciò levati di mezzo, tu, le tue domande, le tue minacce e questi due buoni a nulla. Quando meno te l'aspetti, torneremo per l'altro occhio. Non scordartelo, siamo ovunque. Sì, ovunque. Sì, idioti. Andiamocene. Ah, è proprio di voi che si stava parlando. Un uomo tatuato che viaggia con un bambino. Controlla e assicurati che siano lontani. Ma li abbiamo visti andare. Fa come ti dico. Il ragazzo non sa chi sei. E io voglio che non lo sappia. E tu chi sei? Io? Sono il più grande ambasciatore degli dèi, dei giganti e di tutte le creature dei nove regni.
Conosco ogni angolo di queste terre, ogni lingua parlata, ogni guerra, ogni accordo concluso. Mi chiamo Mimir, l'uomo più sapiente che esista. E che ha la risposta a ogni tua domanda. Perché il figlio di Odino ci dà la caccia? Ok, forse c'è qualche lacuna nel mio sapere. Ma Odino mi tiene prigioniero qui da 109 inverni. Sono un tipo sveglio. Riuscirò a scoprirlo, promesso. Tu dammi tempo. Non c'è nessuno, lo sapevo. La madre del ragazzo è morta. Voleva che... Voleva che spargessimo le sue ceneri sul picco più alto di tutti i regni. Allora siete arrivati nel posto sbagliato, fratellino. Il picco più alto di tutti i regni non è a Midgard, è a Jotunheim, regno dei giganti. No! Non può essere quello che voleva. Da un'occhiata. Questo è l'ultimo ponte per Jotunheim tra tutti i regni. Vedi quella montagna? Sembra il dito di un gigante che sfiora il cielo. Quello è il picco più alto di tutti i regni, non questo. Non possiamo attraversare il ponte. Abbiamo il Bifrost. Quando i giganti hanno distrutto tutti i ponti per il loro regno, l'hanno bloccato con una runa segreta. Se esiste ancora, lo sa solo un gigante. E hanno tutti lasciato Midgard tanto tempo fa. È vero, ma oggi i venti del fato hanno creato uno strano vortice di coincidenze. Il fatto è che c'è solo una persona che possa portarvi dove dovete andare. E per vostra fortuna, io non ho un granché da fare.